In occasione di questa mostra mi è stato chiesto come è stato per me fotografo raccontare in immagini le diverse storie, quali le maggiori difficoltà e quali differenze tra nord e sud del mondo, tra italiane e immigrate. Paradossalmente ho trovato più difficoltà a fotografare le storie di immigrazione in Piemonte. Entrare nelle case con la macchina fotografica mi ha messo a disagio. Mi sentivo un ladro, anche se solo di immagini. Devo dire che comunque non ho mai incontrato vere difficoltà. Anzi, le visite sono finite sempre con un invito a dividere il pranzo con loro. Anche con la storia di Amillat, la più difficile da raccontare, sia da un punto di vista emotivo, sia pratico, in quanto, su sua precisa richiesta, non doveva essere riconoscibile, dopo la prima ora in cui non ho fotografato, ma dove ho cercato con le parole di capire qualcosa di più di lei, di tutte loro, non ho trovato, una volta presa in mano la macchina fotografica, nessuna difficoltà. Semmai ho trovato delle difficoltà tecniche, spesso ambienti piccoli, chiusi, non troppo fotogenici. Molto più facile, almeno per me, scattare a Nairobi dintorni. Molti stimoli dettati dall'ambiente completamente diverso, dalle varie situazioni, casa e lavoro, e anche paesaggistico nel caso delle ragazze Masai. Sì, complessivamente molto più facile a sud. Un'altra domanda che mi è stata posta, per me che ho avuto la fortuna di lavorare spesso in Africa, quanto influisce il contesto socio-economico? Per quanto mi riguarda, non ho mai trovato differenze tra fotografare una donna o un uomo. Il mio approccio è uguale per entrambi e si basa sul rispetto dell'individuo. Non forzo mai una ripresa se il soggetto non vuole. Emblematico, come dicevo già prima, è il caso di Amillat. Lei ha chiesto espressamente che non si vedesse il suo viso. Difficile raccontare una storia senza mostrare il viso della persona ritratta, ma ho rispettato la sua volontà. Per quanto riguarda il contesto socio-economico, cerco, per quanto mi è possibile, di non lasciarmi influenzare dal contesto, dall'ambiente, dalla povertà. C'è sempre il rischio di cadere nello stereotipo povertà uguale bellezza. Cerco di non cadere dentro questa trappola. Forse non sempre mi riesce. Certo che mi piace raccontare molto della persona ritratta attraverso l'ambiente domestico, il contesto in cui vive, gli oggetti che la circondano. Un'altra domanda che mi viene spesso posta, più tecnica questa, è quali criteri adotto nello scegliere gli scatti da utilizzare rispetto a tutto il materiale che ho prodotto, il perché ho scelto di lavorare in bianco e nero e il formato. I criteri che ho adottato sono quelli per me abituali in tutti i lavori. Sono nato con la fotografia analogica, che pratico tuttora, per cui sono sempre stato abituato al limite fisico della pellicola, a un certo numero di scatti. Con il digitale il mio approccio non è cambiato, non scatto troppe fotografie. E questo si riflette poi sulla scelta delle immagini, sicuramente più facile, anche se l'editing di una mostra non è mai cosa semplice. Ho scelto il bianco e nero perché da sempre, per raccontare le mie storie, ho scelto questo metodo. Nel colore trovo troppa distrazione nel guardare le immagini. Il bianco e nero è più diretto, va esattamente al punto. E poi perché non sono capace di fotografare a colori. Infatti i grandi coloristi della fotografia per me si contano sulle punte delle dita. Per quello che riguarda il formato delle immagini in mostra, ho scelto volutamente un formato piccolo, perché ho proprio piacere che la gente si soffermi davanti alle immagini, vada quasi dentro all'immagine e scopra tutti i particolari che sono contenuti dentro una fotografia. Non amo i grandi formati in mostra.